giorni 3 e 4 per Lega Nerd qui da Lucca Comics and Games. Buona la prima. Allora, ciao ragazzi, sono Alessio, facciamo l'ultimo recap appunto del terzo giorno e quarto giorno per quanto riguarda la nostra avventura Lucca Comics and Games per Lega Nerd. Ci troviamo qua all'interno dell'Associazione Italiana Studi Tolkieniani. Allora, sono da solo ma non male accompagnato, nel senso che Laura adesso sta finendo le ultime interviste, quindi diciamo che intanto ci avvantaggiamo per quanto riguarda il recap. Allora, ieri è stata una giornata molto importante e proficua per noi. Per quanto mi riguarda, abbiamo iniziato con delle interviste nel mondo scientifico, perché abbiamo avuto l'onore e l'orgoglio di intervistare Luca Perri e Adrian Fartate, due grandi divulgatori scientifici, per il fumetto Apollo 13, disegnato tra l'altro da Leo Ortolani. Poi il pomeriggio un altro incontro sempre dedicato al mondo del fumetto. Paola Barbato e Matteo Bussola ci presentano il loro Bacteria, quindi siamo stati appunto a casa Star Comics per parlare un pochino di questo fumetto. Contemporaneamente invece la mattina, Laura, è stato un incontro molto interessante organizzato dalla Bao Publishing con la coppia ormai storica Turconi e Radici, veramente interessante. Dopodiché si è catapultata alla Japantown molto molto lontana da Lucca. C'erano le navette, diciamo che alcune persone ci hanno detto che le navette erano un pochino lente, c'era tanto da aspettare, però insomma comunque l'organizzazione di Lucca quest'anno ha un po' risentito un po' del discorso del coronavirus e del Covid, quindi non gli si può chiedere altro. Ricordiamo che la peggior Lucca di sempre è comunque il miglior festival che probabilmente abbiamo qua in Europa. Appunto, la Japantown è molto molto ariosa, un palazzo diviso ovviamente in piani, molto interessante per quanto riguarda anche alcuni aspetti. C'erano addirittura delle collezioni di kimono molto molto importanti, poi chiaramente tutto il merchandising, il fandom che fa parte appunto del mondo Japan. Nel pomeriggio siamo stati presenti anche ad altre inaugurazioni, come la presentazione del calendario tolkieniano, il nuovo art calendar, e la presentazione della graphic novel di Mauro Corona e suo figlio Matteo, che appunto è stata presentata in anteprima qua a Lucca Comics. Nel frattempo Laura si è sparata un paio di anteprime cinematografiche e abbiamo intervallato tutto ciò con varie interviste appunto a cosplayer ed altro. Abbiamo fatto un po' un viaggio sulla Lucca prima della pioggia. Nel frattempo c'è stata anche contemporaneamente la anteprima di Ghostbusters Legacy con la Ecto 1 che passava per i vicoli di Lucca. E oggi, ultimo giorno, lunedì 1 novembre, purtroppo è arrivata la pioggia come sempre qua a Lucca, e ci siamo dedicati appunto alle ultime mostre, quindi le mostre che ci sono a Palazzo Ducale. Quindi abbiamo visto la collezione di Bevilacqua, Turconi e Radice, Paolo Barbieri.
la mossa di Will Eisner, molto molto interessanti, li vedrete appunto all'interno del nostro video reportage. E dopodiché siamo stati anche all'area performance. Nell'area performance ci sono appunto tutti questi artisti che collaborano insieme per dei live drawing, per poter poi vendere le loro opere chiaramente in beneficenza. Bellissima la cornice, chiesa sconsacrata, come quasi tutte le chiese sconsacrate di Lucca. C'erano delle collezioni molto particolari che state tra l'altro vedendo già adesso in video, molto dedicate sia a Cthulhu che ai Masters of the Universe, veramente veramente belle. Questa è in breve il nostro recap dei due giorni. Possiamo soltanto dire che ci mancava Lucca, una Lucca molto particolare, una Lucca forse di 15 anni fa, con meno anteprime forse. È stata molto bella, perché comunque è una Lucca molto vivibile, ci siamo divertiti. Poi poi Lucca alla fine dei giochi è sempre uno spettacolo, perché è veramente bello rincontrare amici, assaporare quel gusto di fiera, di festival. E come ho detto prima, probabilmente la peggior Lucca è comunque uno dei migliori festival di cultura pop che abbiamo in Europa, non ce lo deve invidiare praticamente nessuno. E abbiamo provato a raccontarvi la nostra Lucca attraverso appunto anche i nostri articoli. Usciranno moltissime interviste da qui a una settimana, due, e insomma, che dire, continuate a seguire i nostri canali leganerde.com e alla prossima Lucca Comics and Games. Ciao ragazzi! Fate un 5 alto, uno basso, una a destra, una a sinistra. Ciao.